ancora ci sono scuole aperte, mangia domani. Per i pazzelli. In realtà domani aspettiamo tutti i mariti di quelli che portano le moglie. Allora, secondo voi praticamente cosa fai di bello? Siamo consulenti in proprietà industriale. Ah, cioè quando uno inventa qualcosa voi date supporto. Esattamente. Ah, grazie. Mi ha tolto la parola di me. Ecco, se vuole dimmi, dunque voi avete questo mouse che fa in tre dimensioni, mi ha detto? Sì, funziona sia come mouse da tavolo che come mouse aereo, quindi legge tutti i movimenti che facciamo in aria. Per connettersi si utilizza questa fotocamera qui davanti, è sufficiente fotografare il QR code che compare sullo schermo e ci si collega. E quando è compare sullo schermo? Cioè? Ve lo faccio vedere. Adesso è collegato, quando io mi scollego compare questo QR code, sì? Non devo fare altro che fotografarlo per ricollegarmi. Ho capito. E inoltre ha una memoria interna, quindi permette di memorizzare file, capito. Preferiti, qualsiasi tipo di... Ma cosa costa? Adesso, allora il valore, prezzo pieno è 149, in preordine si acquista 110. Ma allora diciamo in qualsiasi ambito didattico, sì, universitario, esatto. Uno degli ambienti con cui lo stiamo sperimentando è proprio la scuola digitale per proiezioni, ma soprattutto per il docente che si sposta da un'aula all'altra. Ho capito. O anche per gli studenti che vanno in laboratorio e salvano le proprie cose e le ritrovano a casa. Ma voi avete già parlato al Profumo oppure qui qualche, non so. Ma Profumo non direttamente. Beh, sì. Non siamo così. Sì, non quando... abbiamo un network così sviluppato e alto, è di alto livello. Capito? Se la riprendo, se c'è uno stoppato non fa niente, no? No, non si preoccupa. E mi preoccupo che non c'è dentro la mia. E mi diceva che voi fate anche roba in realtà aumentata, no? Sbaglio? Sì, dunque, nel caso specifico questa è la testa di Matidia a Villa Adriana, si trova a Villa Adriana a Tivoli, originalmente. Questa è una copia che è stata scannerizzata. Capito. Sì, sì, con lo scanner 3D, sì. Lo scanner 3D è stato scannerizzato perché l'originale andava in restauro. Capito. E il museo ovviamente non voleva rimanere senza statue e abbiamo realizzato questa copia. Ho capito. Che è stata anche utile per cercare di sviluppare un museo tattile dove la gente può toccare via le opere. Ma che materiale hai fatto? È di in gesso, resinato. Ah, ho capito. È stampato in tridimensionale, per vedere i livelli di stampa. Ah, ho capito. E poi resinato. Resinato cosa significa? Cioè cos'è? L'avete messo una copertura? Esatto, una resina epossidica che lo rende come vetrificato. Però non viene fuori direttamente da stampante in 3D, no? Così, ci cioè, mettere dopo un lemi. Dalla parte 3D viene fuori che è molto fragile, molto fragile. Ah, capito, perché capito. Adesso è invece con la cosa. Esatto, con la resina epossidica diventa molto resistente. Capito, come vetrificato. È molto resistente, ma ovviamente se cade. Capito. Per la comunicazione abbiamo realizzato la realtà aumentata, ovvero io ho la mia brochure del sì? procedimento, diciamo, per cui è stata prodotta questa copia, mi scarico un'applicazione gratuita che ha il nome dell'opera d'arte, in questo caso Matidia, completamente gratuita, e posso vedere sulla brochure il modello tridimensionale. Posso provare anch'io, posso? Certo. Adesso, la luce è... deve essere un po' più lontano perché il modello è bello grande. Ma ecco, il trucco per fare la realtà aumentata è... può avere, capito, qualche video informativo cliccando qui. Può vedere. Ho capito, ma diciamo... I passaggi per fare la realtà aumentata, voi, cioè uno con un programma in 3D tipo AutoCAD... No, fa... no, è tutta un'altra cosa. No, com'è che fa, diciamo, di sovrapporre la figura che vede, sì, al fatto, parte da un programma in 3D per fare l'oggetto, l'artefatto elaborativo. Il tridimensionale è solo il contenuto di quello che vuol far vedere la realtà aumentata, si può far vedere qualsiasi cosa, anche ad esempio, sì, adesso in un'altra applicazione
che è proprietaria proprio per questo modello. Sì, qui sì, vediamo sì. In 3D ad esempio di un modello che abbiamo ricostruito, ma in questo caso è un 3D. All'interno posso avere anche semplicemente dei video, un link a un video. Adesso l'ho cliccato, mi scusi. Ho capito. Per sbaglio. Quindi il 3D è solo un tipo di contenuto. Ho capito. Un momento. Voi da chi siete? Siamo di Ferrara. E fate anche dei corsi per, non so, parauniversitario, che cosa? Oppure... Stiamo... Perché se n'è andato? Ehi. Stiamo organizzando anche dei corsi proprio in questo periodo. Perché il futuro è qua, c'è cioè il futuro della realtà aumentata. Beh sì, è un sistema di comunicazione molto forte, fa fare bella figura, diciamo. Sì, sì. Poi tra l'altro ho visto su, come si chiama? Su internet ho visto anche che la versione anche in anaglifo li fanno, ho visto in Giappone, fanno anche la realtà aumentata in anaglifo, l'hai vista lei? A due colori, sì, blu sì, e sì, rosso. Sì, sì, sì. E qui, ecco, qui ad esempio c'è un video, qui c'è un video, però qui fuori c'è un 3D. Ho capito. Quindi uno può rappresentare quello che vuole, tanto il software riconosce un'immagine, che in questo caso è questa copertina, che è stata stampata molto prima, anni prima dell'applicazione, quindi noi non abbiamo dovuto ristampare tutte le brochure per aumentarle. Ah, capito. Abbiamo adattato il programma alla copertina. Ma operativamente che c'è tra usare il codice QR e usare la realtà aumentata? Finito. Abbiamo fatto in tempo. Il codice QR è semplicemente un link, cioè equivale a un www qualcosa. Ho capito. Quindi noi volevamo mettere qui dietro un codice che ti facesse scaricare direttamente l'applicazione. Capito. Per poi vedere dall'altra parte, diciamo. Non abbiamo fatto in tempo a attaccargli gli adesivi. Quello comunque, era l'unica cosa. Ciò che è sotto traccia della realtà aumentata è semplicemente individuare le coordinate di un oggetto e dopo da quello ci faccio interpolazioni elaborative che vuole. Esatto. Va bene, non mi resta che ringraziare e la saluto. Grazie. E c'è qualche altra applicazione oltre a quella che mi ha fatto vedere? Sì, adesso ne vedo un'altra. Sì, dica. Dunque, questa è, come le dicevo, il caso di restauro della Madonna di Pietranico. È stata danneggiata, fortemente danneggiata dal sisma, sì. Di cui noi abbiamo prodotto tramite scansione e ricostruzione in negativo i pezzi per il supporto alla ricostruzione. Con la realtà aumentata, con la sua applicazione, possiamo vedere sulla copertina dove è stato, diciamo, in bianco vediamo l'originale e in rosso vediamo i pezzi che sono serviti a ricomporre i frammenti. Capito, diciamo. Capito. All'interno, adesso se riesco, all'interno ho un video che mi fa vedere come è stata ricostruita e un altro video che è semplicemente una specie di mini documentario. E cosa mi ha fatto vedere di questo? Cos'era questo invece? Questo che mi ha fatto vedere? Questo è quello di prima, è Scalo di Furno, sì, è sempre di Furno. Un altro sito archeologico in cui è analogo, praticamente vediamo sempre... Furno dove resta tanto per... È a Santa Cesarea, in Puglia. Ah, ho capito. Qui vediamo Cesarea. Cesarea, il sito archeologico, dentro abbiamo lo stesso tipo di video, come è stato realizzato in 3D, e eccolo qua. È sempre un video di realtà virtuale di come è stato realizzato il pezzo. Il plastico è 100 metri quadri circa, come può vedere, tagliato in pezzi da 4-2 metri, diciamo, di lunghezza, realizzato con una fresa in CNC, ricoperto per proteggere il vero sito, diciamo. La copia è sopra al sito archeologico vero e proprio. E cosa costa questa applicazione qua? Cioè cosa vengono? Dipende da quanti modelli dobbiamo far vedere, perché ad esempio quella che l'ho fatto vedere adesso funziona per queste due brochure, quella di Mattiglia funziona per una sola, quindi a seconda di quello che si vuole far vedere. E quei corsi che diceva, quando è che partiranno e ne farete, diciamo, le segnerete su internet o no? Cioè, potrebbe essere anche su internet, adesso stiamo cercando di capire qual è il target intanto per fare questi corsi in Italia, poi vedremo di eventualmente spostarci anche all'estero. Praticamente a tutta la gente che ha un diploma a scuola media superiore può essere interessata, perché sì, praticamente solo in questi segmenti un po' fuori dall'ordinario c'è la possibilità. Esatto, perché... poi non è niente di estremamente difficile, cioè, con dei software 3D si fanno i contenuti o i video, con i software...
adesso con gli smartphone la produzione di applicazioni sta accelerando, chiaro, in maniera esagerata, poi i ragazzi si divertono a fare queste cose, quindi basta dargli un input e loro tirano fuori mille. Ma voi non mettete in contatto magari con i ministeri dell'istruzione o dei beni culturali? Sì, o... abbiamo fatto queste alcune di queste cose sono per regioni o province, abbiamo fatto, le ultime cose che abbiamo fatto sono queste stelle per la regione Val d'Aosta. E comunque dovreste farvi fare dei begli articoli, lo so, sui vari... Io adesso le lascio queste cose, okay. Così magari lei può... Dunque, adesso... Magari se voi metti in contatto, sai tutte quelle... perfetto, grazie. Tutte quelle trasmissioni anche per ragazzi che riguardano roba di ricerca e sviluppo, potreste fare, ad esempio, c'è anche su Classi, c'è Leonardo, c'è... Le faccio la cartellina, perché è proprio la cartellina adesso l'ho aumentata. Non so se ce la faccio, un momento. Ecco, dunque, la cartellina ha il simbolo della realtà aumentata, Augmented Reality. Sì. E se lo guardiamo con l'applicazione dedicata, gratuita anche quella, riusciamo a vedere, un momento solo che si carica. Scusi, prego, prenda pure. Però dov'è il tag? Il tag è qua, devo coprire il... Ecco, vede il castello di Ferrara, che è dove abitiamo. Ah, che bello! Adesso la luce non è proprio il massimo, se mi giro forse funziona meglio. Il castello di Ferrara mi pare che hanno svuotato tutti quello che c'era dentro, tutti i principali uffici pubblici, sbaglio, no? Sì, esatto. Ha fatto una fine così. Ho capito. Grazie ancora e la saluto. Grazie a lei. No. Un attimo che le lascio questo. Buongiorno, cosa fa di bello questa? Cosa fa di bello voi? Sì, noi creiamo degli ebook su iPad e a tema scientifico-tecnologico, indirizzato in particolare per il mondo hobbistico, cioè vogliamo rendere la scienza un'attività praticabile anche in ambito casalingo. Per cui, per esempio, creiamo ebook, che vuol dire libri multimediali, sì. Con possibilità di far vedere. È meraviglioso! Ma com'è che è possibile? Pazzesco! È possibile con questo nuovo strumento di Apple. Apple ormai ha venduto 100 milioni di iPad nel mondo e quindi sta diventando un mercato molto interessante per dare la possibilità anche agli studenti o ai ragazzi in generale o agli appassionati, perché ci sono anche molti adulti che sono appassionati di questo genere di cose, e la possibilità di vedere Capobusti, un lei, libro è famoso Capobusti, sì, è ancora un piacere, perché io di nome la conosco e sì. Bravi, uno dei migliori lettori che sono di commercio. Grazie. Ormai ho 30 anni è appunto questo, è un riferimento per la comunicazione tecnoscientifica. E qua si possono ormai con questi strumenti creare delle cose che diventano molto più fruibili dal punto di vista ho capito. Della lettura e della comprensione anche di argomenti che possono diventare. Capito. Ma vuoi fare qualche lavoro di sinergia con la Apple, con la Megroville italiana, con l'UTET? Noi stiamo cercando dei partner editoriali al fine di diffondere il più possibile questa metodologia di produzione di libri multimediali, che peraltro nel mondo di Apple vengono distribuiti da Apple. Quindi noi arriviamo ad avere dei libri che sono sul cosiddetto iBook Store di Apple. Che ma voi siete distributori, non è che fate proprio... No, noi creiamo i contenuti. Questo è l'iBook Store di Apple. Ho capito. Cioè, i nostri libri creati da noi arrivano ad essere distribuiti in tutto il mondo da questo sistema. Ora siete in collaborazione con l'Università di Milano, con la Politecnico, con Pisa, col MIUR. Abbiamo diversissime collaborazioni e ormai con l'esperienza anche di tanti anni che ho nel settore di diffusione, di divulgazione tecnologica, abbiamo diverse collaborazioni. Noi teniamo anche un blog che si chiama hobbyist.it,
e che tiene un po' traccia di tutti quelli che sono gli avvenimenti divulgativi. Capito. Dell'ambito scientifico. Ma cosa costa un libro di questo genere? Un libro di questo genere costa pochissimo, perché l'ebook permette una grande diffusione e quindi il mercato che si raggiunge è molto ampio. Un libro anche molto complesso, come il classico libro che adesso le faccio vedere, che è questo libro di biologia, sì, che è stato creato non da noi, ma da un biologo, dal più famoso biologo americano, ed è stato sulla iBook Store di Apple già da maggio più o meno di quest'anno, e costa 1,99 euro, capito, quindi accessibilissimo a chiunque. Di fatto, infatti, ne hanno venduti milioni di copie, capito, e quindi rimane l'argomento. Penso, parlando di Apple, penso ai loro manuali, oppure c'è Nuova Elettronica che facevo, ho recuperato due libri bellissimi, molto fatti bene, per i Doomy People. Sì, sì, sì. Non è che voi potete mettere in contatto o con la Apple per fare questi manuali personalizzati? Noi stiamo, oppure con questa Nuova Elettronica? Sì. Siamo in contatto con diversi editori, adesso citarli, gli editori. Chiaro. Via via si perfezionano, che vogliono passare i loro libri cartacei a questo sistema, cioè all'ebook. Magari potete anche con le eccezioni tipo l'IT oppure la IMQ, trasformarli in questa forma qua. Certo, molto volentieri. Noi siamo qui indirizzati alla divulgazione massiva, quindi alla divulgazione per il pubblico, più che non alla divulgazione per settori specifici. Capito. Quindi benissimo, lei mi ha citato diversi editori. Ministero siete in contatto? No, con il Ministero noi non siamo personalmente in contatto. C'è un grande sforzo in questo momento da parte, si vede, del governo attuale di far introdurre queste tecnologie nella scuola, ma c'è ancora un abisso rispetto a quello che avviene negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti l'80% dei libri scolastici, di tutti i libri scolastici, sono già stati trasformati per la lettura su ebook, quindi su questo, esattamente su questo strumento. Sai che cosa mi interessa molto? Perché parlo con i miei figli che sono della generazione digitale, e loro i libri normali cercano di non li leggono. Sono proprio obbligati, veramente non leggono nemmeno, per sbaglio, giornali, tutto. Ma tutto col video, le informazioni acquisiscono in video, per cui il futuro prossimo è così. Sicuramente, ormai la generazione dei nativi digitali è quella che ormai ha 25 anni e quindi ne dico una cosa siamo. Curiosa, no? A parte che ho visto anche dei video flessibili della Sony, eccetera, ma la provincia di Como stanno licenziando molta gente perché l'editore ritiene che entro 10 anni ci sarà solo la versione digitale. Questo è effettivamente. Secondo lei è vero? Oppure, perché di solito dicono 40 anni, ma questo qui l'editore dice 10 anni. A vedere le generazioni digitali magari anche prima, chi lo sa? Siamo in Italia e quindi 10 anni mi sembra ancora un periodo di transizione, benché sicuramente nei prossimi 10 anni ci saranno degli sviluppi enormi da questo punto di vista. Ripeto, negli Stati Uniti ormai ci siamo, quindi negli Stati Uniti il fenomeno di transizione sarà entro i prossimi 5 anni, non entro i prossimi 10. Qua in Europa siamo un po' più lenti. Però per noi che non siamo... Io scommettere adesso su tutto digitale... Per noi la gestione non digitale, il piacere di maneggiare la carta è altra cosa che non interpolare col computer. Però, ripeto, non è obbligato professionalmente. Sì, però i cosiddetti nativi digitali ormai... Sì, per loro è la loro dimensione. Ormai ci sono, ragazzi universitari. Esatto. Sono la gente che farà il tra futuro, qualche esatto. anno esatto, entrerà nel mondo del lavoro e cambieranno le cose. Quindi... Va bene, dottor Capobussi, io la ringrazio, sono onorato di averla conosciuta di persona. Grazie a lei. Vediamo, piacere.
io di volo, tu vedi di un elicottero, se ho solo un giroscopio non so come è girato, devo fare delle manovre strane per capire come è girato il mio elicottero, se no, e poi dopo avere la prontezza di riflessi per rimettere in assetto. Questo è come normalmente avviene il volo degli elicotteri, infatti l'elicottero è più difficile da far volare di un quadricottero, perché se tu metti così nel centro, lui rimane esattamente nella posizione in cui era precedentemente. Quindi io penso che ce l'hanno infatti. Così,